Buonasera, benvenuti nella Biblioteca Comunale di Castel San Pietro Terme. Siamo già presi 10 minuti accademici, come un ricordo canonico, ma va benissimo così. Quindi parlerò pochissimo, una brevissima introduzione, poi voglio lasciare la... Sono Fabrizio Donde, assessore alla cultura del Comune di Castel San Pietro Terme, per chi non mi conoscesse, e poi lascerò la parola a Sara Guidi, nostro consigliere comunale, poi Elvio per la sua esposizione. Per dire che siamo al terzo ciclo di incontri che vanno sotto il nome di Stagione del Pensiero, siamo partiti un anno fa e abbiamo visto che nel giro di un anno questa iniziativa è cresciuta moltissimo e porta tanti giovani, ma non solo giovani, in una sala del comune alle 5 e mezzo di un martedì pomeriggio ad ascoltare una nostra giovane studentessa di filosofia, Elena Villani, che ora qui riferirà i suoi contenuti sul tema di Platone, sfumature di Callipolis. Questo per dire che è un'iniziativa fatta dai giovani ma rivolta a tutta la cittadinanza, così come noi ci troviamo in un'aula studio che è stata da poco inaugurata come aula studio, un'aula che già si trova all'interno della biblioteca ma che è stata isolata dal resto della biblioteca per permettere di essere utilizzata anche nei momenti di chiusura della biblioteca comunale. Chi se ne incarica? Giovani volontari del territorio. Questo per dire che è una nostra precisa linea di mandato amministrativo, quella di dare valore ai nostri giovani. Però con i fatti, perché le parole sono capaci tutti, è vuota retorica, tutti gli schieramenti sostengono sempre che bisogna dare valore ai giovani, bisogna dare credito ai giovani, cerchiamo di realizzarlo, cerchiamo di realizzarlo nei fatti e ci sembra anche di essere sulla giusta strada e lo dimostra la sala che è gremita qui questa sera e la relazione che ora terrà il letto, sono sicuro anche le prossime, alle quali già da ora vi invito nei prossimi martedì sempre alle 17.30. In conclusione, prima di lasciare a loro la parola, ringrazio la nostra relatrice, gli altri quattro relatori di questo progetto dedicato alla filosofia che sono qui in sala con noi, la professoressa Federica Montevecchi che si è resa disponibile a seguire, crescere e già ha fatto un ottimo lavoro negli anni precedenti perché sono stati studenti della professoressa che qui con noi hanno scoperto un amore, una passione per la filosofia. Sicuramente questo fa parte della loro propensione, in qualche modo è stato sicuramente alimentato dalla capacità degli insegnanti di trasmettere dei contenuti e una passione, e Sara Guidi, che è una consigliera comunale di Castel San Pietro Terme, molto attiva, ha un riferimento per gli altri ventenni della sua comunità ed è a lei anche che dobbiamo l'individuazione di quelle che sono le esigenze, le istanze dei giovani del territorio, e credo che finora abbia lavorato benissimo e anzi ti ringrazio qui pubblicamente davanti a tutti, grazie ancora Sara. Buonasera a tutti, sono molto emozionata perché vedere un pubblico così pieno e anche eterogeneo è un motivo anche molto di orgoglio per l'impegno che io, la professoressa, l'assessore e questi cinque relatori abbiamo speso in questi mesi. Sono orgogliosa di aver collaborato con questi ragazzi, Elettra, Martina, Sofia, Lorenzo e Marco Tamburini, perché sono degli studenti che sono consapevoli del loro tempo e cercano di agire di conseguenza, studiano e pensano. Questo è molto importante. Il filo conduttore che è stato proposto poi dagli studenti è stata la politica. È molto indicativo che in questi tempi la riflessione sulla politica parta dagli studenti in questo caso. In un momento in cui appunto anche il luogo comune è facile, i giovani non si interessano di politica, i giovani non si interessano al bene comune, non si impegnano. Invece vediamo che ci sono dei ragazzi che si sono messi alla prova e tutto questo gruppo si è messo alla prova. Elettra penso che sia la prima volta in cui parla pubblicamente e la disciplina che poi è stata proposta è la filosofia. Per me è stata molto importante perché appunto la filosofia aiuta a pensare, penso che ne abbiamo bisogno tutti e dobbiamo imparare sempre. Infatti sono anche molto contenta che ci siano delle persone anche nel pubblico che di professione non si interessano di filosofia. Vedo l'architetto, vedo l'ingegnere in pensione e tanti studenti che sicuramente non fanno filosofia.
Questo è bello, è importante. E concludo ringraziando gli studenti che si sono messi alla prova, l'assessore Dondi e il comune che mi ha permesso anche poi di muovermi e nel realizzare questo progetto, questa rassegna, la professoressa e filosofa Federica Montevecchi, che è stata anche una mia professoressa del liceo, che dà fiducia ai suoi studenti, crede nelle sue capacità, nelle loro capacità, e la ringrazio a nome mio, ma anche a nome, penso, che sia un pensiero condiviso, per quel dialogo che ha cominciato anni fa in classe, un dialogo vivo e ricco e che tuttora continua con noi. Io lascio la parola ad Elettra. Buona. Mi sentite? Perché se no c'è il microfono. Vabbè, volevo ringraziare anch'io a nome mio, ma penso anche degli altri relatori che esporranno le prossime settimane, la Montevecchi, tutto il comune di Castel San Pietro e voi che ci siete oggi. E niente, io inizierei a parlare appunto di questo genio filosofico di tutti i tempi, Platone. In particolare tratteremo della Repubblica oggi, e più specificatente di Callipolis, il progetto politico platonico nella Repubblica. E vedrete, spero, durante la presentazione come tematiche politiche di circa 2000-2500 anni fa sono ancora tremendamente attuali. Prima di iniziare col tema politico, una brevissima introduzione sul personaggio, almeno quando è vissuto, contesto storico. Platone nasce nel 427 a.C., muore nel 347 a.C., sempre ad Atene. È importante sottolineare il fatto che deriva da una famiglia aristocratica, molto benestante e facoltosa, come scrive lo stesso Platone nella lettera settima, che è una dei pochi testi autobiografici che abbiamo su Platone, se non l'unico. Una famiglia ricca di beni e di memorie genealogiche, vuol dire che non era solamente ricca di possedimenti, ma anche possedeva una discendenza molto prestigiosa. La madre di Platone discendeva direttamente da Solone, che è stato il legislatore di Atene. Dall'altra parte, il padre di Platone discendeva invece da Codro, ultimo re di Atene. Arriviamo proprio al tema della politica, la politica secondo Platone. È bene specificare che nessun testo platonico è esclusivamente politico, come potrebbe essere un testo aristotelico come la Politica. Platone no, non scinde mai la politica da altri ambiti che fondano, che orientano la politica, come l'etica, come la morale, come la psicologia, vedremo. Che cosa interessa a Platone nell'ambito politico? Interessano l'accesso ai ruoli di governo, la struttura economico-sociale della polis, che qui ho tradotto come città, sarebbe meglio città-stato, e il rapporto tra i gruppi sociali che vanno a costituire questa polis. Arriviamo a Callipolis, che è la prima parte del nostro incontro di oggi, ovvero la città bella, il progetto politico platonico. Perché Platone idealizza Callipolis? Perché riscontra tra il V e il IV secolo ad Atene una profonda crisi. Crisi politica, crisi sociale, anche morale. Crisi che, sotto forma di metafora, la tratta come una malattia. Malattia di cui è necessaria una diagnosi, malattia il cui sintomo più evidente è una frattura della polis stessa in due città, una città dei ricchi e una città dei poveri, che ovviamente si tendono reciproche insidie, quindi non cordiali fra loro. Il ruolo della politica in Platone è ambivalente. Da una parte lo definirei come il farmacon greco, ovvero da una parte medicina e dall'altra veleno. La politica è il male, ovvero la politica ateniese del V-IV secolo è il male che Platone vuole curare con una nuova politica, appunto la politica legata all'etica, alla psicologia, come vedremo.
e come strategia terapeutica Platone ipotizza Callipolis, la città bella, che è strutturata in modo molto specifico, molto dettagliato, e questa struttura sociale è data da una differente conformazione psicologica in ciascun individuo. Per Platone l'anima è costituita da tre parti, un'unica anima in ciascun individuo costituita da un principio di razionalità, un principio aggressivo, l'ozimo eides, e un principio concupiscibile, desiderante. Chi ha una predominanza del principio di razionalità nella propria anima è il filosofo, una predominanza del principio aggressivo dell'ozimo eides è guerriero, una predominanza del principio concupiscibile diventa produttore. I filosofi ovviamente hanno la qualità della sapienza, i guerrieri del coraggio, ma c'è una qualità che accomuna tutte queste tre classi sociali, ovvero la temperanza, la sofrosine. Che cosa intende Platone per temperanza? Un consenso unanime, tanto dai filosofi, quanto dai produttori, quanto dai guerrieri, a questa gerarchia che è appunto Callipolis. Già al tempo di Platone l'Accademia, scuola fondata dallo stesso Platone nel circa 387 a.C., era considerata come un focolaio per la tirannide, perché un episodio in particolare, nel 357 Dione, un accademico molto vicino a Platone, anzi protagonista in prima persona dei viaggi di Platone a Siracusa, tutti fallimentari, proprio a Siracusa destituisce il tiranno Dionisio II, ma non fa altro che istituire di nuovo un governo autoritario, diventa uno stratega autocrate lui stesso, e anzi l'accademico che ucciderà Dione pochi anni dopo, lui stesso avrà mire tiranniche. Arrivando poi alla contemporaneità, Karl Popper, filosofo pensatore della circa metà del Novecento, quindi proprio nel pieno del totalitarismo hitleriano, successivamente quello di Stalin, scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Popper ritorna a un Platone politico che vede come iniziatore della genealogia di tutti i totalitarismi anche moderni. Perché? Perché secondo Popper Platone, per curare il male sociale della polis al tempo di Platone, non ha fatto altro che tornare indietro con l'orologio del tempo, ovvero a uno stile di vita tribale quasi preistorico, dove non c'era lotta sociale, dove non c'era libertà individuale, dove tutto era sottomesso al potere di una casta militare, sotto la guida di un re sacerdote. Proprio scrive Popper, per Platone l'individuo era il male sommo, il male sommo in senso assoluto. E infatti è questo tratto organicista, uno stato organico che Popper rivede in Platone e soprattutto nei totalitarismi. Che cosa vuol dire uno stato organico? Uno stato organico è uno stato in cui l'individuo è solo una parte di un organismo superiore, dove l'individuo risolve per aver significato alla propria vita, la propria vita all'interno dello Stato, la parte completamente subordinata al tutto. E cosa possiamo dire di questa interpretazione, che è stata sicuramente forte, ha avuto molta fortuna? Sicuramente c'è questo tratto in Platone. Platone ha delineato una polis organicista, ma quello che vorrei sottolineare è il fatto che non è solo un tratto specificatamente platonico. Già nella cultura greca, come sarà poi nella cultura romana, il cittadino che aveva il diritto e il prestigio di essere cittadino, dalla cittadinanza erano escluse gran parte della popolazione, pensiamo alle donne, pensiamo agli sclavi, il cittadino, il polites, l'uomo politico, che solitamente appunto era uomo con un certo censo, una certa ricchezza, libero e adulto,
non solo sottometteva il proprio interesse privato a quello dello Stato, ma lo faceva volontariamente, spontaneamente, perché era appunto un privilegio avere la cittadinanza. Quindi sicuramente questo tratto organicista in Platone, ma Platone come manifestazione di una cultura che è tradizionale tanto greca quanto lo sarà romana. Ho voluto evidenziare alcuni punti che ho chiamato di forza, in realtà per sottolineare dei punti innovativi della stesura di Callipolis, che rompono con la tradizione, con la cultura in cui lo stesso Platone è nato e cresciuto. Tra i primi, appunto, una mobilità sociale, potremmo definirla così. A differenza delle tradizionali società castali, quindi strutturate in caste, in ceti, in ordini, Platone promuove una certa mobilità sociale, in classi sociali, una divisione in classi sociali, nel mito dei metalli, nel terzo libro. Nel terzo libro della Repubblica, Platone ci parla dei filosofi che devono mentire, ma è una bugia buona, è una bugia necessaria a tutto il popolo, e raccontare che tutti gli uomini nascono dalla terra, tutti gli uomini sono fratelli fra loro, tutti gli uomini sono una grande famiglia. E proprio in questa terra la divinità mescola ciascun uomo con un diverso metallo. Gli uomini aurei, che sono stati mescolati con l'oro, saranno i filosofi. Gli uomini argentei, mescolati con l'argento, saranno i guerrieri. Gli uomini bronzei, mescolati col bronzo, saranno i produttori, quelli che sono poi artigiani, commercianti, contadini. Quando due individui si riproducono, non è detto che la prole rispetti lo stesso metallo dei genitori. C'è una grandissima probabilità, ma mai certezza. Da due uomini bronzi può nascere benissimo un individuo aureo, come tra due individui aurei può nascere benissimo un individuo bronzo. È a questo punto che la prole intera deve essere affidata a un'educazione collettiva, verrebbe da dire statale, della polis in realtà, proprio per educare in modo adeguato ciascun individuo secondo il suo metallo. Il figlio degli uomini bronzi, che è aureo, andrà poi a svolgere ruoli di governo, indipendentemente dalla sua famiglia di origine. Il secondo punto è quella che ritengo una parità tra i sessi, ovvero, le donne in Callipolis hanno il diritto alle stesse occupazioni degli uomini, se fornite di una stessa educazione pari a quella dei loro compagni uomini, ovvero rompe con la tradizione greca, con la tradizione romana, dove la virtù massima del polites, quindi dell'uomo politico, era la parola. Dall'altra parte la donna era relegata nell'ambito solo domestico, della cura della famiglia, della cura della casa, e dunque la sua virtù massima era il silenzio. No, la donna in Callipolis ha possibilità di attività politiche, ha possibilità di qualsiasi occupazione, perché è dotata di una stessa educazione. Questo è uno degli scandali nel quinto libro della Repubblica, proprio perché gli interlocutori di Socrate, ovviamente Platone nel dialogo parla per voce di Socrate, si chiedono: ma uomo e donna non sono nature diverse? No, sono una stessa natura con differenze specifiche. L'uomo è più forte fisicamente della donna, ma a livello intellettuale, a livello morale, se allo stesso modo educati, possono occupare gli stessi ruoli. E ho voluto sottolineare anche punti di debolezza, versanti più autoritari di Callipolis, quello che ho definito semicomunismo, tratto da Mario Vegetti, ovvero filosofi e guerrieri condividono uno stile di vita comunitario, non hanno alcuna proprietà privata, quindi comunione di beni, ma anche comunione di donne, non possono avere una famiglia fissa. Questo perché, soprattutto per i filosofi, non possono avere alcun interesse privato che li distolga dal loro ruolo di governo, ed è proprio questo, secondo Platone, una delle cause della degenerazione della politica. I governanti che
per fama di ricchezze, per brama di potere, mettono davanti il loro interesse privato rispetto all'interesse della polis. I produttori no, i produttori non condividono questo stile di vita, possono avere proprietà privata, hanno famiglie fisse e non solo devono provvedere al loro sostentamento, ma anche al sostentamento dei filosofi e dei guerrieri che non hanno proprietà privata. E allora ci si potrebbe chiedere se questo governo educativo collettivo delineato da Platone potesse essere solo temporaneo, provvisorio, fino a una più completa maturità dei produttori a livello morale e a livello intellettuale, quindi all'autogoverno dei produttori stessi, all'abolizione della gerarchia che abbiamo spiegato poco fa, e anche una condivisione di questo stile di vita comunitario. No, in Platone non c'è questo esito. Il fine ultimo di Platone è quello di costituire una città giusta, abitata da uomini giusti che costituiscano una comunità giusta. L'uguaglianza sociale non è implicata nella giustizia. Dall'altra parte, quella che ho chiamato un'eugenica su base intellettuale. Ovvero, Platone nella Repubblica spiega che le unioni tra individui sono sorteggiate, sono casuali, ma i filosofi di nuovo devono mentire al popolo, all'insaputa dei sudditi, devono eseguire dei sorteggi pilotati in modo in cui possono avere una discendenza certa di governanti, ovvero far accoppiare uomini aurei. Appunto, non c'è la certezza di ottenere un individuo aureo, ma sicuramente c'è la possibilità massima. Questo è uno degli elementi chiave dell'usurpazione nazista del pensiero platonico. Siamo quindi negli anni 30 del Novecento in Germania, col sorgere del totalitarismo, del nazismo hitleriano. Alcuni pensatori sono tornati al Platone politico e hanno rivisto tratti del nazismo, tratti della filosofia, della filosofia nazista. Da una parte Gunther, appunto un antropologo, sostenitore e teorico del mito della purezza della razza, ovvero esiste una razza pura, per i tedeschi ovviamente la razza ariana, e rivede come antesignano, precursore di questo mito della purezza della razza, Platone. I filosofi re sono visti da Gunther come uomini di sangue puro. Platone ricerca la purezza della razza con questo accoppiamento non sorteggiato casualmente ma pilotato, e con un altro elemento che effettivamente è presente nel terzo libro della Repubblica, ovvero la soppressione dei malati. Socrate ci parla di Asclepio, ovvero quello che ritiene l'inventore della medicina. Asclepio non ha inventato la medicina per curare i corpi malati, ha inventato la medicina per curare i corpi sani. I corpi irrimediabilmente malati vanno lasciati morire. E questo appunto è stato ripreso da Gunther per sostenere questa sua purezza dei filosofi re come la purezza della razza ariana. Dall'altra parte Kurt Hildebrandt rivede nell'elite aristocratica greca delineata da Platone questi giovani che si interessano di filosofia, che vogliono rigenerare Atene dalla crisi in cui imperversava, vogliono salvare, rigenerare la politica, la morale. Allo stesso modo Hildebrandt rivede nell'elite aristocratica tedesca, nel sorgente partito nazionalsocialista, anche questo di giovani, un'elite capace della salvezza del popolo e dello Stato tedesco, dopo ovviamente l'umiliazione, la sconfitta della Prima Guerra Mondiale, sotto la guida di un Führer, che nel caso ovviamente tedesco è Hitler, dall'altra parte nel caso greco è Platone. Quello che è importante capire è se queste letture sono davvero plausibili, se sono possibili.
Innanzitutto, i tedeschi si sono sempre sentiti diretti eredi dei greci, e questo è anche uno dei motivi per cui sono ritornati a un Platone piuttosto che a un filosofo romano, per esempio. E piuttosto sono queste letture, queste interpretazioni, sono frutto di grandi selezioni, di grandi amputazioni del testo platonico. Non c'è alcun riferimento della concordia, della fratellanza che lega i membri di Callipolis nelle interpretazioni di Gunther, di Hildebrandt. Non c'è alcun riferimento, e questo è fondamentale, per l'argomento di cui abbiamo parlato ora sull'eugenica su base intellettuale, ovvero non c'è alcun riferimento sul fatto che Platone ricerchi una discendenza di uomini dotati di doti intellettuali e morali. Non c'entra nulla la caratteristica biologica, che è quello che ricerca invece il pensiero nazista. Inoltre è da menzionare anche un accurato lavoro filologico di Villamovitz prima e di alcuni esponenti del terzo umanesimo, Hegel, Stenzel, che hanno aiutato nella loro traduzione, nel loro lavoro filologico, a rendere possibili queste letture. Questa è la seconda parte invece dell'incontro di oggi, ovvero ci chiediamo se Callipolis è davvero un'utopia. È necessario distinguere due tipologie di utopie. Da una parte l'utopia di ricostruzione morale, ricostruzione sociale, ovvero un'utopia, un progetto che si pone un fine, che tenta e spera di raggiungere, nel caso platonico, una città, una comunità, uomini giusti. Callipolis potrebbe rientrare tra l'utopia di ricostruzione, sicuramente non può rientrare nell'utopia di evasione, definita da Antonio Gramsci come dei semplici castelli in aria, delle semplici fantasticherie che non fanno mai i conti con la loro realizzazione fattuale. Non può rientrare Callipolis in questa categoria di utopie perché? Perché è lo stesso Platone che nega questa possibilità. Quando infatti Socrate antepone la questione della desiderabilità di Callipolis, Callipolis è desiderabile perché non è contro natura, anzi è un progetto secondo la natura umana, e antepone solo provvisoriamente, solo temporaneamente la questione della fatticità, della realizzabilità fattuale di Callipolis. Infatti, secondo Platone, Callipolis è realizzabile per diversi motivi. Platone ritiene che le sue proposte possano essere le migliori se sono davvero possibili. Infatti una proposta irrealizzabile non potrà mai essere desiderabile perché appunto mai verificabile. Il livello di realizzabilità di Callipolis è sempre diverso da zero per Platone proprio attraverso l'uso di questo stratagemma teorico, ovvero una dilatazione spazio-temporale all'infinito. Che cosa intende Platone? Callipolis potrebbe essere esistita in un infinito passato, come potrebbe esistere in un infinito futuro, o esistere ora, semplicemente non lì, non ad Atene, non in Grecia, ma in un popolo barbaro, magari a loro sconosciuto. Quali sono i mezzi, le trasformazioni necessarie per raggiungere Callipolis, la realizzazione di Callipolis? Da una parte, un'elite di filosofi che prendono il governo. Questi filosofi devono essere formati spontaneamente e quindi la formazione spontanea è una del centro culturale e formativo della stessa accademia, quindi elite filosofica, Platone molto probabilmente intende la stessa accademia. Oppure, via molto più probabile per Platone, un monarca che abbia già un potere politico vada anche ad essere educato filosoficamente, di modo che nella stessa individualità si possano riscontrare e potere politico e esercizio filosofico. Platone ammette che
in qualsiasi caso la realizzazione storica in un dato tempo, in un dato luogo di Callipolis implicherebbe comunque una deformazione del modello ideale su cui Callipolis è strutturata, ovvero non ci sarà mai un'adesione totale al modello ideale. Infatti, come qualsiasi cosa esistente, la Callipolis realizzata storicamente degenera. Degenera in diverse forme costituzionali, ci spiega Platone. Una particolare generazione di filosofi non è degna del ruolo di governo e dunque si degenera nella timocrazia, degenera nella oligarchia, degenera nella democrazia e infine nella costituzione più degenerata, ovvero la tirannide. È infine interessante chiedersi perché tra tutte le strategie terapeutiche Platone abbia ideato Callipolis, ovvero una città di fondazione regolata su canoni di perfezione morale, di giustizia ideale. E sicuramente la risposta non è univoca, ci sono molti fattori. Un fattore da cui è bene partire, secondo me, è il contesto storico. Il contesto storico platonico, quindi la Grecia del V-IV secolo, assiste alla costituzione, alla fondazione, alla costruzione di città nuove dal nulla. Non era inusuale che venissero fondate le cosiddette città di fondazione. Turi, per esempio, la città di fondazione Periclea, per la quale fu invitata a legiferare una Protagora, Megalopoli per la quale fu invitata a legiferare lo stesso Platone, poi rifiutò. Quindi la costruzione di città, di fondazione che seguono canoni di perfezione architettonica o nel caso di Platone morale, intellettuale, erano perfettamente possibili al tempo. Ma è bene ora soffermarci su quei connotati, quei tratti che hanno reso Callipolis ai lettori che ormai si sono succeduti nei millenni, abbiamo detto circa 2500 anni fa, e l'hanno ritenuta una utopia. Quali sono questi tratti? Io ho individuato due prospettive, una prospettiva dall'alto e una prospettiva dal basso. Partiamo dalla prospettiva dall'alto. Platone, al contrario di Aristotele che mira a una quantità della politica, mira a una qualità, cerca una qualità della politica, qualità che non è la forza classica, tradizionale dell'eroe greco, dell'eroe omerico, che si esprime nel concetto di pleonexia, ovvero il più forte che deve avere più del più debole, del più forte che deve dominare sul più debole. Questa era una concezione di giustizia completamente comune al tempo di Platone. Lo dimostra il fatto che Trasimaco, nel primo libro della Repubblica, la identifica come giustizia. Callicle nel Gorgia ritiene che la forza sia la giustizia. Per Platone no, la qualità è qualcosa di diverso. I governanti migliori sono i governanti che appunto hanno doti intellettuali, hanno doti morali e soprattutto sono disinteressati, ovvero non hanno alcuna mira particolare, privata al governo, ma svolgono il ruolo di governo anche, scrive Platone, controvoglia. Vogliono governare perché sanno di essere i migliori a governare, sanno di essere stati educati in modo adeguato proprio per svolgere la funzione di governo. E secondo me, soprattutto ai giorni nostri, questo può essere visto come un tratto fortemente utopico. Prospettiva invece dal basso, dall'altra parte i sudditi, ovviamente i produttori, sono consapevoli, sono coscienti della necessità di una classe dirigente che li guidi, che li aiuti a evolversi, a maturare, e molto più in particolare hanno bisogno di questa classe dirigente, di una classe dirigente filosofica. Sono appunto temperanti e Platone ci tiene a ribadirlo più e più volte durante la Repubblica. I sudditi, i filosofi sono consapevoli della necessità di questa gerarchia
se vogliamo così chiamarla, per rigenerare la polis, per raggiungere la felicità che è dell'intera polis, non di una classe sociale particolare, ma è la felicità della polis intera alla quale partecipano ciascuna classe secondo la propria natura. Ecco, con questo concludo. Secondo me Platone, e mi riferisco semplicemente al Platone della Repubblica, perché nelle leggi Platone modifica questa sua, è una continua evoluzione del pensiero platonico, nelle leggi vede già non più come immediatamente possibile Callipolis, ma almeno nella Repubblica Platone non l'ha pensata come un'utopia, ma piuttosto come una visione di fiducia, un progetto di fiducia sia nella filosofia, perché non sia considerata una pratica, una disciplina totalmente avulsa dalla pratica proprio, dall'agire, ma anzi riesca a proiettare un ideale di giustizia e fiducia anche verso la natura umana che, anche se è materiale scadente, dice Platone, se manipolata secondo l'artificialismo platonico, ovvero se educata adeguatamente, forse potrebbe riuscire a raggiungere quell'ideale di giustizia che la filosofia le ha presupposto. E sicuramente noi in questi tempi così bui, così pieni di sconforto e di paura, non possiamo certo neanche nemmeno intravedere questa fiducia e verso la filosofia e verso la natura umana. Senti, adesso mentre si riposa un attimo, noi introduciamo la seconda parte di questi incontri, in genere è ampia come la prima, perché lasciamo sempre ampio spazio alle domande, convinti che questa modalità dialogica contribuisca in maniera determinante a costruire il significato dell'incontro. E guarda, se mi è permesso, pongo io una prima domanda proprio così per rompere il ghiaccio, poi lascio a voi di farne altre. Nella parte finale, come prospettiva utopica, no? Prospettiva dall'alto, quelli che sono i connotati utopici dell'opera di Platone, di Callipoli, tu hai detto che Platone individua nella presenza di guardiani disinteressati e che al limite addirittura agiscono contro voglia, perché sanno di essere i migliori, quindi fanno politica nell'interesse della collettività, uno degli elementi di utopia presente nell'opera di Platone. E hai detto, ma questa è la parte che mi sembra proprio un'utopia, perché se la metto a confronto con la nostra epoca non mi sembra, lasciato capire, realizzabile. Sì. Poi concludo dicendo questi tempi bui, eccetera. Quindi ti chiedo, mi piacerebbe conoscere dal tuo punto di vista, la tua direzione di questo pensiero di Platone, perché non vedi questa possibilità. Beh, come ho detto all'inizio, il pensiero platonico, anche se è stato formulato 2500 anni fa circa, segue delle tematiche politiche che sono attuali tanto allora quanto oggi. Questo punto in particolare, secondo me, penso ci sia sempre stato nella storia della natura umana il problema di un governante che non governi solo per il bene del popolo, ma soprattutto per il bene di se stesso, probabilmente molto più nel Medioevo, che oggi ovviamente non sono più possibili dei governi come sono stati, non so, un impero faraonico, oggi soprattutto in un'Europa civilizzata, non parlo poi del resto del mondo che ci sono ancora zone oscure, non è più possibile questo, ma ci sono altre forme di guardiani, di governanti che cercano di anteporre il loro interesse, questo lo vediamo benissimo in tutte le forme di corruzione
in tutte le forme di corruzione dove non si svolge il proprio ruolo, come direbbe Platone, che è la definizione di giustizia all'interno di uno Stato, ciascuno deve svolgere il proprio ruolo e in molti e molti casi purtroppo oggi si antepone questa brama di ricchezza a quello che invece sarebbe il proprio ruolo, lo svolgimento anche etico del proprio lavoro, quando in realtà appunto si mettono davanti altri interessi più pratici. Faccio un'altra domanda, non chiedo più di te, lascio a voi, però sono mai incuriosito. Ma non considera la democrazia un sistema per eleggere i migliori? Allora, rispondo prima platonicamente, no. Platone, come anche Socrate, il suo maestro, erano forti critici della democrazia, ma non solo loro due. E il pensiero greco in generale, a parte alcuni casi, per esempio Protagora è stato uno dei primi teorizzatori della democrazia, è un pensiero fortemente avverso alla democrazia. La folla, la massa spesso non è la migliore a prendere le decisioni perché non è formata per prendere queste decisioni. È per questo che Platone parla di governanti educati a svolgere questo ruolo. L'educazione, la paideia, è tanto fondamentale in Callipolis quanto la giustizia, anzi è un'impresa collettiva educativa a Callipolis e questo appunto perché la massa, il volgo, democratico anche, non sempre prende la decisione giusta, anzi Platone li definisce sono dei demagoghi. Vogliono solo avere il favore del popolo, soddisfare il popolo, ma in realtà non seguono virtù, non seguono doti morali, non seguono doti intellettuali. E riportata all'attualità non penso sia tanto diverso, sinceramente, anzi non penso proprio. Abbiamo avuto ministri molto discutibili, con una formazione molto discutibile, anzi senza formazione. E è per questo che il pensiero platonico non è per niente distante, solo cronologicamente parlando, ma assolutamente non antropologicamente parlando. Ok, allora finisco là. Faccio una domanda io. Beh, nostalgia, scusi. Mi sembra che domanda problemi, insomma, perché la poesia di Platone è stata letta in tanti modi, intanto perché Platone appunto non scrive mai dichiarando quello che pensa, esatto, no? E quindi quello che lui pensa risulta da una voce che è corale, non è una voce unica. Quindi però mi sembra di capire che leggi la Repubblica come un tutto da realizzare. Sì, io allora sicuramente Platone, appunto come ho detto, nella sua evoluzione del pensiero arriverà a intendere la politeia come un'utopia, ovvero un modello a cui ispirarsi, un modello per migliorare la società, ma difficilmente realizzabile, soprattutto nelle leggi, soprattutto quando spiega che la natura umana è troppo inferiore, non è preparata per questo modello. E quindi vediamo, a parte che l'ultimo Platone è un Platone molto mitigato anche dagli altri accademici, le leggi infatti sono state redatte, sono state lasciate incompiute alla morte di Platone, ma soprattutto sono state redatte, aiutate Platone a redigerle da accademici. Non c'è solo, si pensa che non ci sia solo e solamente il pensiero di Platone, ma anche e soprattutto il pensiero di altri individualità filosofiche. È bene infatti ricordare che l'Accademia era costituita da soggetti con formazioni molto diverse. Ci sono tre profili di accademici: gli accademici più legati alla filosofia, Aristotele ovviamente, gli accademici più legati alla politica, il cosiddetto furor tirannicus, quindi Dione, come ho detto, altri invece legati
di più alle scienze, alla matematica, alla geometria, alle scienze astronomiche. È quindi anche un centro, l'Accademia ovviamente, di libertà intellettuale. Platone, non, a differenza di un Pitagora, per esempio, che impone l'ipse dixit, Platone lascia molta libertà di interpretazione e di lavoro filosofico e intellettuale, tanto nell'Accademia quanto appunto vediamo anche nei viaggi platonici o comunque nella politica, nell'attività politica. E come ha detto la professoressa, il testo platonico, Vegetti scrive un capitolo nelle 15 lezioni su Platone, dove c'è scritto "Solo Platone non c'era", si intitola così. Infatti la filosofia platonica ha questa sorta di ambiguità, perché non si capisce mai quale sia la tesi esatta di Platone. Platone parla attraverso i suoi personaggi e si può pensare che tutte le tesi nei testi, proprio perché sono tesi multivoce, ma dal momento che l'autore è Platone le comprende tutte e in alcuni casi le supera, le tesi dei sofisti che sono i suoi grandi avversari, ma punto fondamentale, le comprende perché il suo pensiero è anche il pensiero dei sofisti, è anche il pensiero dei suoi avversari, è anche il pensiero dei presocratici, per esempio. Poi ti dico una domanda, questa è una domanda bravo. Ma meno male che non si realizzano, no? Perché voglio dire, Hitler direbbe esattamente questo, cioè la differenza che c'è tra la paideia di Platone e l'educazione dei sistemi totalitari, che l'educazione dei sistemi totalitari prevedeva un'imposizione di contenuti, cioè la paideia di Platone almeno, poi sì. Sai, è vero, no? Quello che ha detto Elettra è preciso, cioè nel senso che Platone si può leggere in tanti modi, la paideia di Platone è imparare a pensare, cioè questo, no? Sì. Quindi se imparo a pensare, penso per fatti miei, se invece non imparo a pensare, mi vengono imposti dei contenuti, allora è l'educazione di regime, no? Sì, sì, sì. Quindi da un certo punto di vista uno dovrebbe pensare che per fortuna le utopie non si realizzano, no? Se questo esatto. Se vogliamo leggerle ironicamente. Sì, sicuramente Callipolis ha, come abbiamo visto, dei forti punti di debolezza, delle zampate autoritarie, tiranniche. Forse perché Platone si nutriva fiducia nel genere umano, ma probabilmente quel genere umano era davvero ed è tutt'oggi un materiale davvero scadente. Ci sono quegli individui che sanno pensare e allora che saprebbero davvero realizzare in modo ideale la Callipolis, ma ci sono troppi e forse solo individui che invece, appunto come Hitler, che era nessuno, cioè non era un genio, non era un intellettuale, era un nessuno, ma è riuscito a fare quello che sì, poi non capiva l'ironia, no? Perché Platone è pieno di ironia, cioè forse lui voglia questo, guardate che le utopie vanno lasciate dove sono, cioè sono dei modelli a cui temere, ma per fortuna, no? Se è un piano di no, sono questioni molto importanti che ci riguardano, nel senso che le utopie, da un lato ne sentiamo la mancanza, no? Ma dall'altro lato non è mai che non ci sono. Probabilmente un'utopia potrebbe servire ora, un modello a cui tendere, a cui ispirarsi, un modello così di perfezione a cui sicuramente non potremmo giungere, però per avere un modello, sì. Per avere uno scopo. Però se realizzano, pensa a tutte le ideologie del Novecento. Sì, sì, certo. Cose, sì. Ti chiedo una cosa, che ruolo hanno? Che ruolo hanno le leggi? Allora, Platone parla nella Repubblica delle leggi. Le leggi, non diventa legge la tradizione, ci sono delle norme che derivano dalla tradizione e sono comunemente applicate senza che diventino leggi.
La legge è la legge del dio Apollo, del culto, la legge del culto degli altri dei, la sepoltura dei defunti, la sepoltura, anche in caso di guerra ci sono delle leggi ben definite, ovvero non si può fare guerra ai greci perché siamo tutti fratelli, si deve fare guerra ai barbari, per esempio, perché sono estranei dalla famiglia ellenica. Non si può depredare un cadavere, bisogna consentire al nemico di recuperare le salme. Sembra che siano appunto leggi più che altro religiose, legate al culto degli dei, le norme, le tradizioni vengono spontaneamente applicate ed eseguite. Le leggi cambiano completamente il ruolo dei nomi, delle leggi. In realtà tutta la società cambia nei nomi. Abbiamo la scomparsa di questi filosofi re, c'è un consiglio notturno di teologi, di astronomi che si ritrovano appunto alle prime luci o alle ultime, non ricordo. Quindi consiglio notturno. E è scomparsa questa educazione, ci sono le leggi come monito da osservare e da venerare come divinità, e infatti ci sono anche dei postulati, gli dei esistono, gli dei sono, si prendono cura degli uomini. È un, appunto, come dicevo prima, un cambio completo di contesto, forse perché Platone non era più l'unico a scrivere, non era più l'unico ad avere, anzi perché è morto, l'ultima stesura di quest'opera. Basarsi solo su quest'opera è molto rischioso per questo, perché magari non è il Platone maturo, non è il Platone della vecchiaia, ma è ormai il Platone mescolato con gli accademici. Dottoressa, mi consente? Mi consente? Come docente di pensione, il mio plauso per la sua capacità di analisi. Grazie. Non è una cosa comune, e questo deve fare da sprone a tutti i giovani che sono qui, e anche a meno giovani, perché abbiamo sempre da imparare. Ora io vorrei farle una domanda. È vero, lei ha accentrato l'attenzione su aspetti della filosofia politica, possiamo dire, però certo la chiave di lettura di Platone è quella di porsi il problema della conoscenza. Cercando di rispondere cos'è la conoscenza, forse il primo filosofo che individua il rapporto tra bene e il male. Beh, allora, non voglio entrare nel merito della filosofia, che tra l'altro non mi pertiene come disciplina propria. No, semmai sono un sociologo, un socialista. Però è importante il discorso della conoscenza, quando noi, per analogia, cerchiamo di trasferire il pensiero, anche politico, di Platone nel nostro contesto, dove oggi, francamente, non ci si pone il problema della conoscenza, perché è tutto talmente relativizzato, per cui abbiamo perso il rapporto con il senso del vero, il senso del bello e il senso del giusto. A questo punto la domanda che io le pongo, più di utopia, e questo può rispondere solo lei, più di utopia, che a un certo momento può essere un'illusione, qualcosa che esula dalla vostra capacità anche di comprensione, no? Quando parla di utopia, dove ci immaginiamo l'impossibile, no? Che poi non posso dire, ma che poi in realtà non è possibile. Non sarebbe meglio parlare di astrazione, del modello platonico, perché con l'idea di astrazione noi possiamo introdurre anche il concetto di modello.
si astrae comunque sempre dalla realtà e per interpretare la realtà occorre una tesi e così mette un'ipotesi, un'ipotesi. Ecco, questo è importante perché anche in discussione a quello che ho partecipato in passato, con questa idealizzazione e ideologizzazione della polis, spesso anche tanti giovani posano la causa platonica, spesso non capendo esattamente in che cosa consiste la possibilità reale di fare politica. E qui c'è una contraddizione che lei ha fatto ben rilevare in tutta l'opera platonica, che però si riproduce, ecco perché il mio riferimento al bene e al male, si riproduce nel nostro contesto perché non sappiamo più attribuire, no, dei significati a valori sostanziali, a principi. Ecco perché il discorso dell'analogia che da una parte ha una sua legittimità storica e anche filosofica, dall'altra viene a cadere perché non siamo più in grado di percepire qual è il vero senso della nostra vita. Quindi lei che è dentro naturalmente il pensiero platonico, se può parare qualche dubbio che mi viene fantasticando con la mia sociologia, che non è la mia sociologia, la sociologia non può mai spiegare, perché nel momento in cui spiega un fenomeno sociale è già contraddetto da un altro fenomeno che si aggiunge, no? Sì. Va bene, insomma, lascio aperto. Allora, conoscenza, partiamo dal di lì. Ci sono dialoghi platonici più mirati a un problema gnosologico, ovvero della conoscenza. La Repubblica platonica può essere letta secondo moltissime linee interpretative. Solitamente la giustizia, si dice che sia il dialogo della giustizia perché abbiamo una definizione, una delle poche definizioni platoniche l'abbiamo qui nella Repubblica, la giustizia. Noi per esempio a lezione all'università l'abbiamo letta secondo una linea morale, l'idea del buono, del bene del buono. E riportandolo alla contemporaneità, lei parlava di relativizzazione. Sì, io sono convinta che le morali universalistiche siano ormai tramontate ed è giusto che sia così. Le morali universalistiche siano ormai tramontate ed è giusto che sia così. La morale sì. È giusto, sì. Sinceramente sì. E le faccio un esempio che non c'entra proprio nulla con Platone. La mia tesina di quinta superiore era sull'eutanasia, sulla possibilità del diritto di eutanasia. Ecco, se ci fosse stata una morale, in realtà qui c'è una morale universalistica, non c'è la possibilità per un uomo di scegliere, di porre fine alla propria vita, malato ovviamente. Cioè, ci dovrebbe essere una relativizzazione in questo senso dei valori. I valori non sono più comuni. In alcuni casi certo purtroppo, in altri è necessario perché il nostro mondo è vario ormai, la nostra civilizzazione, la globalizzazione ha portato certo a un'omologazione ma anche a una scelta di valore in cui credere. Ritorno al caso dell'eutanasia, io non credo nei valori che regolano oggi il diritto, anzi il non diritto all'eutanasia, è per questo che dico che una morale universalistica in questo senso deve tramontare. Purtroppo nella giurisprudenza, nel senso politico non ci siamo ancora, ma spero che tramonti. Legato alla conoscenza, sì. Molti sono ignoranti e parlano di ciò che non sanno, appunto, e questo può creare anche sconforto, può creare casi di incomprensione e di non progresso. E penso che, di nuovo, legato all'eutanasia sia fondamentalmente anche una questione di ignoranza diffusa e di non comprensione del pensiero dell'altro.
Sì, poi sinceramente non so la risposta, era una riflessione un po' complessa, mi dica se... No, già soddisfatto che si ponga il problema. Sì, beh, certo, bisogna fare quello. Sono problemi che si risolvono, no? Non sono problemi. Non c'è una risposta univoca. Non c'è una risposta univoca ed è appunto questo uno dei meriti, secondo me, di una relativizzazione, altrimenti sarebbe un'ideologia diffusa in tutto il mondo. Penso che è bene che ci siano parti diverse ed è bene che queste parti diverse si dialoghino fra loro. E sì, ma come? Perché il problema della relativizzazione è il problema della complessità, se si vuole rimanere in ambito filosofico. E se la complessità portasse al caos? E se no? Cioè, e se invece portasse all'equilibrio? Come ho detto prima, vabbè, alcuni filosofi dell'antica Grecia, anzi quasi tutti, sono contro la democrazia. Se ci spostiamo invece nella modernità, parliamo di uno Spinoza per esempio, oppure, Spinoza, prendiamo come esempio Spinoza, lui parla di conati, il conatus, ogni individuo è questo sforzo di conservazione, e la democrazia è vitale proprio perché tutti questi conati continuano a confliggere gli uni agli altri, ma è vitale. Se non ci fosse, ci sarebbe una stasi, un equilibrio mortale. E quindi penso che nemmeno la dialettica. La dialettica, certo, cioè sono il dialogo per Platone, tornando a Platone appunto perché oggi era su Platone. E la dialettica è filosofia, la dialettica è necessaria, la dialettica è uno dei temi platonici, tanto nella Repubblica comunque abbiamo diverse strutturazioni, diciamo, della dialettica, e nella Repubblica e in altri dialoghi successivi. La dialettica è vita, il movimento delle idee e quindi delle posizioni è vita. Ovviamente queste posizioni devono essere sensate, devono essere concrete. E sì, e di nuovo ritorniamo al punto che per parlare bisogna saperle le cose, se no si può benissimo tacere. Esatto, dovrebbe essere diffuso. Sì, ma certo, se no niente. Grazie. La domanda sarebbe quanto presente Luca, ma lui Santoro e studio filosofia anch'io, ho fatto ieri una conferenza, stesso livello, una conferenza un po' meno, c'entra un pochino tra dialettica e domanda nel senso molto generale, appunto il senso in cui la dialettica è fondamentale, no? Mm-hmm. In senso molto ampio, cioè dialettica universale, la dialettica, eccetera, eccetera, ma anche un senso un pochino più ridimensionato, cioè la dialettica è una forma del dialogo. Mm-hmm. Quanto pensi che la forma teologica della Repubblica, non c'è bisogno di vedere Platone in generale, contribuisca al tuo problema, quello che hai scelto, cioè discutere dell'utopia dentro Platone e di quella che hanno tratto fuori gli altri, per esempio che è un'utopia che è quella nazista, che insomma, visto come l'utopia quella platonica, e la vista come l'utopia che si stava però realizzando. Quindi, quanto pensi che abbia influito nel bene e nel male la forma teologica per tutte le varie interpretazioni per la questione dell'utopia? Perché, per esempio, si potrebbe dire che tra i fattori che fanno sì che sia difficile interpretare Platone non c'è soltanto la distanza temporale, però la menzionavi tu all'inizio del tuo intervento dicendo effettivamente sì, sembra un pochino una società totalitarista, quella di Platone, però è figlio del suo tempo in qualche modo. Sì, però forse c'è anche un senso un pochino più intrinseco a quello di Platone che riguarda il dialogo, no? Perché fondamentalmente abbiamo questo insieme di opinioni e non si capisce bene se Platone sottoscriva una precisamente di queste opinioni, esatto, oppure se è Socrate a parlare, vuoi vedere che ci sta fregando di nuovo ironico. Quanto sì, pensi, se insomma due parole su questa cosa mi basta quanto ti interessa?
Allora, come ho detto, per Platone la dialettica è il movimento delle idee che è vita, è amore, è appunto è vitale. È un movimento di idee, una esposizione di posizioni. In tutti i dialoghi, come hai detto tu, non c'è una tesi che sia esclusivamente platonica. Lo sono tutte come non lo sono nessuno, non l'è nessuna. Lo sono tutte perché Platone è autore di tutte, non l'è nessuna perché Platone non parla mai in prima persona, ecco, non so se l'ho detto, non parla mai in prima persona essendo un dialogo. E questo secondo me già è dialettica. La stessa forma delle opere platoniche che sceglie non a caso il dialogo, proprio per ricalcare, per riprendere in qualche modo anche l'insegnamento socratico. Socrate non scrisse mai nulla perché la filosofia era parola parlata. Platone necessita di scrivere comunque per tramandare un pensiero, però sceglie il dialogo, ovvero anche se scritta, uno scambio di opinioni, di posizioni, il raggiungimento in qualche caso di una definizione, e tutto questo è grazie alla dialettica. La dialettica è fondamentale nella politica. Nella politica, se si vuole avere un dibattito, e penso che gli stessi filosofi, dal momento che Platone spiega che possono essere una decina all'incirca in una città di migliaia di persone, sono nature molto rare, come può essere anche uno. Il carattere fondamentale è questo carattere di apertura dialogica con gli altri e tra loro. Non so, dimmi tu se devo tornare. La domanda io. No, dato che il concetto di politica come farmaco già oggi mi aveva colpito molto quando sì. Mi avevi detto, ti volevo chiedere, secondo te quali sono le spie che Platone mette quali sono, da dove è dedotto dalla Repubblica che la politica è un farmaco per Platone? Perché qualche idea me la sono fatta, però mi interessava. Allora, perché sinceramente, sì, magari vi spiego meglio questo concetto. Non l'ho tratto sicuramente dalla Repubblica, ma piuttosto dalla vita personale di Platone. Ho detto che, mia riflessione, che per Platone la politica potrebbe essere il farmaco, ovvero tanto il male che vuole curare quanto la medicina con cui può curarla. E mi riferisco proprio a esperienze personali platoniche che lo hanno segnato, soprattutto nella prima fase della sua vita, ovvero il governo dei 30 tiranni, che ricordiamo il capo di questi 30 tiranni era Crizia, zio materno di Platone, quindi ci si aspettava un coinvolgimento dello stesso Platone in questa tirannide, ma poi ha mostrato il suo volto così violento e Platone si è astenuto, ovviamente. Viene restaurata la democrazia, Platone ha di nuovo speranza di partecipare alla politica ateniese, ma la democrazia restaurata nel 399 condanna a morte il suo maestro Socrate e perde la fiducia soprattutto in un'endiadi tra attività filosofica e politica ateniese. Infatti dopo si dedica fallimentarmente a Siracusa. E questa è politica e questo è il male che Platone vuole curare. Come può curarlo? Elaborando una nuova politica, una politica che sia comprendente di una dimensione psicologica, ovvero secondo la natura dell'uomo, una dimensione etica, abbiamo il buono, l'idea del buono come faro con cui orientarci, e ontologica, appunto il mondo delle idee come modello a cui ispirarsi. E quindi sì, tanto il male quanto la medicina. Però non so che ti era piaciuta questa ispirazione. Vabbè.
siamo a posto, no? E nell'attualità come si può rigenerare la politica? Attraverso la politica? Questa è una domanda che mi sono posta. Sinceramente, io in prima persona, cioè, la politica non può essere rigenerata che dalla politica. Si deve partire dal di lì, se il problema è lì, lì sta anche la cura. E poi vedendo appunto dei giovani super impegnati come Lore, Guardi, Ugure, tu, sì, c'è questa speranza. Speranza che sì, si spera diventi molto più che speranza tipo fatto, però molto difficile. Come dice Platone, Callipolis, è realizzabile, è difficile come tutte le cose belle, ma mai impossibile. Le cose belle sono difficili da realizzare, bisogna impegnarsi. Purtroppo sì, si parte da queste piccole realtà, a San Pietro, per forza si spera di arrivare anche un po' più in là. E allora avevano che c'erano un sacco di possibilità di sperimentazione, no? Perché sì, questi greci cadevano, fondavano città, con queste città finivano, potevano sperimentarne altre, e anche l'utopia era un genere, perché tutti scrivevano utopie, non è solamente Platone, ma distopia, utopia, Aristofane, Policelle, eccetera. A dimostrazione proprio che c'era una sperimentazione politica vivace. Qua no. C'è stata. C'è sfruttata, c'è stata, e occasione passata, sono i ragazzi, esatto. Io purtroppo non sono bella teorica, esatto, io assolutamente non intellettuale impegnato, però vabbè, c'è chi lo fa per me, è una parte politica. Sì, no, non avrei neanche tempo, cioè, vabbè, lascio loro questo sporco lavoro. Grazie Lore. Ah sì, scusi, non vedo nulla. Scegliete voi l'ordine. Volevo solamente chiedere che rapporto c'è tra il dubbio e l'utopia. Il dubbio. Allora, il dubbio. Platone parte dal dubbio che l'esistente non sia ciò che è giusto che esista. Parte dal dubbio che ciò che esiste possa essere meglio. Se non si mette in dubbio, se si accetta solo così passivamente ciò che accade, ciò che esiste, ovviamente non si potrà mai sperare di avere meglio, e alla fine appunto l'utopia platonica non è altro che una speranza di è una speranza di miglioramento in qualche modo, ma se non si mette in discussione ciò che è ora attuale, non vedo come si possa pensare a qualsiasi cosa di diverso. Ma l'utopia contempla il dubbio? L'utopia contempla il dubbio, dipende da che utopia stiamo parlando. Possiamo nell'utopia platonica, per esempio, contempla il dubbio. Il dubbio è anche riflessione. Il dubbio è filosofia. I guardiani non penso che siano completamente così risoluti. Il dubbio è anche riflessione sulle azioni da prendere, solo perché sono stati educati in modo tale da poter governare non vuol dire che non abbiano indecisioni. La decisione finale però è quella giusta, perché loro sono stati scelti come nature giuste, ma di nuovo il dubbio, il mettere in discussione è parte della filosofia, e nell'utopia platonica penso che sia un aspetto relegato alla classe dei filosofi. I produttori, come ho detto, sono temperanti, non si acquietano anche loro passivamente in questa gerarchia accettata senza porsi questione, senza riflessione. Sanno che appunto sono governati da persone giuste, e questa è una cosa che non c'entra, ma penso sia importante. Machiavelli una volta ha scritto
che è molto pericoloso rendere un popolo libero, rendere libero un popolo che vuole essere schiavo, e altrettanto pericoloso rendere un popolo schiavo e rendere un popolo che vuole essere libero un popolo schiavo. Vuol dire che i popoli liberi, bisogna definire questa libertà. Noi oggi siamo, noi Europa, oggi siamo molto liberi, ma è effettiva questa libertà? Non siamo forse schiavi solo in modo occulto, occultato? E quindi invece i sudditi sono consapevoli di non essere di certo padroni di, non so, della gerarchia, non sono a capo della gerarchia, sanno di essere sudditi, ma vogliono esserlo, perché sanno che a guidarli è qualcuno che è giusto che li guidi. Ritornando al dubbio, appunto, sì, è fondamentale per la riflessione, per la filosofia è skepsi, se non si mette in dubbio, se non si mette in discussione non c'è pensiero. C'è un'altra signora? Il fatto che poni molto rilievo sul gruppo di filosofi che devono essere educati, perché solo loro possono aspirare ad avere questo ruolo di governo, significa che è possibile solo che un'elite riesca a governare tutti, e quindi è impossibile, vabbè, so che per Platone è possibile la democrazia era negativa. Però al giorno d'oggi la democrazia, secondo te, non è la migliore forma di governo, giusto? Non è che non sia la migliore forma di governo, è una forma di governo difficile in una società dove non si è consapevoli delle proprie possibilità, tanto politiche quanto in generale delle proprie libertà. E per Platone assolutamente no, cioè erano quelli l'elite, è quella la proposta migliore, e oggi non riusciremmo a rinunciare alla libertà che abbiamo conquistato sicuramente, ma per molte persone questa libertà è scontata, non riflettuta, e quindi è come non essere alla fine liberi, è come non essere in una democrazia, è questo individualismo più che altro, ognuno pensa al proprio interesse, al proprio benessere personale, e non penso che, cioè, vivono in una democrazia ma neanche se ne accorgano, e probabilmente cambierebbero se cambiasse anche il governo, però... forse nella civiltà attuale. Un'alternativa alla democrazia? È difficile pensarla, soprattutto perché siamo arrivati a questo punto e è una conquista di libertà importante, di uguaglianza, di cui nell'antichità non si parla. Ed è Platone, non parla di uguaglianza sociale assolutamente, come non ne parlano per molti secoli. Sono state conquiste nei millenni che è giusto, a cui è giusto non rinunciare, ma devono essere delle conquiste pensabili, cioè consapevoli, perché altrimenti qualsiasi forma di governo potrebbe essere equivalente se gli stessi abitanti non si pensano, e purtroppo è così. No, vabbè, sinceramente è così. Ma le stagioni di idee sono un'arte, no? Quindi partendo con quella che è la sfera senza sensibile, no? Sì, qualcosa che è al di fuori, no? Questa sfera? Extra sensibile, solo extra sensibile. E questo mi sembra fondamentale nella filosofia platonica, perché crede nel funzione dell'anima, no? Cosa lo spirito,
Ecco, contrappone poi la praxis, un po' il discorso che faceva il signore. Tutto ciò che non appartiene all'impiegabile, che si può veramente analizzare attraverso l'idea, no? L'idea di impiegabile, è praxis, ciò che non appartiene alla capacità analitico-interpretativa. Ecco, nell'ambito della pietra catodica, dà poi delle risposte. Se si trasferisce sempre nel mondo di oggi, sorgono dei grossissimi dubbi. Sorgono dei grossissimi dubbi, perché non si può credere nella filosofia contemporanea, all'innatismo, come a una corrente di pensiero che ti dia l'opportunità attraverso un'idea, no, di poter risolvere la praxis. Si crea una contraddizione terribile, per cui anche principi fondanti come la democrazia e la libertà corrono il rischio di essere sottomessi a un'idea globalistica più che la globalizzazione che sia in grado di svuotare questi contenuti dal proprio interno. E questo è un grossissimo problema che va oltre il relativismo, oltre le varie correnti filosofiche attuali, no? Le forme varie di assattismo e così via. Ecco, perché studi come il suo, no? Questo aiuta veramente a illuminarci, veramente il nostro sistema. Perché i giovani di oggi, anche i più bravi, e meno male ce ne sono, perché tanti sfarfallano, diciamo, la verità, si diluiscono in un mondo che portano il loro. Sì, proprio, ma mi dispiace. No, lo dico, ho nipote, ho figli, e quindi lo dico e ne piange il cuore. Però è vero che sono problemi di attualità che possono essere risolti attraverso la cultura. Ecco perché queste iniziative, se finisco con l'assessore, mi ha sì, no, vabbè, penso non ci sia da rispondere, penso che abbia detto cose molto, molto giuste. Sì, si riparte dalla cultura, si riparte dal non essere ignoranti e come ha detto lei è brutto, può essere pessimista dirlo, ma la stragrande maggioranza dei giovani oggi è ignorante. Ignorante un bel po'. Anche se va a scuola, eh? Sì, esatto. È ignorante. E questo è un problema perché siamo delle generazioni prossime, quindi se è andata male ora pensiamo voi se non c'è un attimo di conoscenza diffusa, di cultura, di consapevolezza, chissà com'è il domani. Stagione del pensiero. E in più novità di questa stagione, l'avete già vista all'ingresso della biblioteca, c'è un tavolo contenente alcuni testi, alcuni volumi. Ecco, sono indicazioni bibliografiche fornite dai nostri giovani relatori, ognuno di loro ha, e lo trovate anche nell'opuscolo, fornito alcune indicazioni, alcuni consigli di lettura. E molti di questi testi sono a disposizione anche in questa biblioteca, alcuni sono stati acquistati proprio per l'occasione, e li potete trovare insieme anche a alcuni testi della professoressa Montevecchi che ha fatto da tutor, supervisione e iniziativa. E a proposito di questo lascio la parola a Sara, che voleva intanto sì, ringrazio anch'io per questa partecipazione e poi è bello vedere anche che questi studenti possono parlare a una comunità, una città come quella di Castel San Pietro Terme e che quindi il loro sapere non sia limitato nelle aule universitarie o nelle aule del liceo ma che sia aperto alla città. Magari possono anche loro, come abbiamo visto, concorrere anche a far acquisire più consapevolezza
delle nostre anche responsabilità. Volevo ricordare, siccome questo è un mese molto filosofico anche nelle altre realtà, i seminari del liceo del Rambaldi Valeriani, che è il liceo da cui tutti noi proveniamo. Ieri c'è stato un seminario di filosofia con Alessio Santoro, che ci ha parlato di Aristotele, e lunedì prossimo, per chi vuole conoscere anche il pensiero filosofico della professoressa Montevecchi, a Palazzo Sersanti, lunedì 11 aprile alle ore 15, ci sarà la prof, e che terrà una lezione, poi se vuole dire qualcosa a lei, con il titolo Pensare l'esperienza, polarità e conflitto, e ci spiegherà appunto della logica, della sua logica. Poi volevo ricordare il prossimo incontro, martedì 12 aprile alle ore 17:15 abbiamo questa volta una studentessa di filosofia ma castellana, e castellana non ma castellana, Sofia Bovolenta. Che ci parlerà appunto del pensiero filosofico, politico di Aristotele. Una cosa, alcune cose saranno unite comunque alla lezione di oggi, perché Aristotele accusa Platone di utopia, appunto, di irrealizzabilità, per cui se siete venuti oggi comunque l'argomento sarà per parti affine. E quindi volevo anche ricordare un'altra cosa, abbiamo intenzione di fare delle interviste a questi relatori con la radio Adolescenti, Radio Immaginaria. Abbiamo qui la caporedattrice. Sì, io sono Sara di Radio Immaginaria, e tutti i ragazzi che faranno questi interventi, che poi esatto assieme alla prof saranno intervistati. Adesso vi tiro fuori il calendario perché non mi ricordo le date. Il 5 maggio, il 21 ci saranno Elettra, Sofia e la prof, mentre invece il 5 ci saranno i ragazzi e Martina. Immaginare su Spreaker, la nuova web radio, quindi bisogna un po' andare su internet per cercarla, però insomma le interviste poi rimangono, quindi potete andare ad ascoltarla. Si potete conoscere anche questi giovani speaker della sede operativa di questa sempre terra. La prossima volta magari vi raccontiamo la presentazione anche su di loro. Grazie a tutti.